questa serata abbiamo avuto l'opportunità di conoscere il personaggio Josko Grabner attraverso l'importanza dei suoi vini. Io penso che tutte le persone che fanno vino si esprimono attraverso il vino e quindi è chiaro che i caratteri delle persone escono fuori anche assaggiando un vino. Nel passato non c'erano tutti questi aiuti per fare il vino. La priorità veniva data dalla grande materia prima, che è uva. E quando tutta la forza che io devo dedicare nel fare il mio vino è produrre uve grandissime. Senza quel modo di pensare è impossibile, perché in cantina non si migliora niente. C'è una cosa che ti entra nel sangue ed fa parte di te ed è più forte di te, quindi la mia vita gira attorno al vino. Il primo pensiero che ho la mattina e l'ultimo che vado a letto è il vino, e non è che tutti i giorni bevo il vino. Non c'è giorno che io non penso a mio papà, perché mi ha trasmesso tutto questo. E senza aver fatto tutto questo, senza aver avuto questo insegnamento, probabilmente oggi io non avrei fatto i vini che sto facendo. A scuola ho imparato a fare dei vini tecnologici che dopo un po' di anni ho abbandonato tutto, perché ho capito che era una strada sbagliata. Era una strada per fare dei vini senza difetti. Però un vino senza difetto non vuol dire che è un vino che ha l'anima. Il vino deve avere l'anima di chi lo fa.